Perché è così difficile smettere di fumare? Perché il fumatore, introducendo la nicotina nell'organismo, costringe il nostro corpo ad adattarsi a questa novità. Purtroppo il nostro organismo lo fa sia nel bene che nel male, e l'ha fatto anche in questa circostanza, producendo i cosiddetti recettori della nicotina. I recettori sono delle strutture biochimiche, quindi proprio fisiche, e si possono immaginare un po' come delle prese elettriche. Quelle che vediamo nei muri, immaginiamole distribuite nel corpo del fumatore. Ma queste prese non stanno lì tranquille, vogliono chiudere questo circuito con la spina che è la nicotina e che il fumatore introduce regolarmente accendendo la sigaretta. La nicotina si lega ai recettori, chiude questo circuito biochimico e fin qui tutto va bene. Però dopo un po' viene consumata, per cui si stacca lasciando liberi i recettori che così non vogliono stare. Ecco che lo spingono proprio fisicamente ad accendere un'altra sigaretta. Esempio classico di questa necessità fisica, che vale un po' per tutti i fumatori, la prima sigaretta del mattino. Perché è così importante? Perché durante la notte i recettori progressivamente si sono tutti liberati e non sono stati riforniti perché il fumatore dorme. Ma al risveglio ecco che sono lì che gli chiedono urgentemente la prima dose quotidiana di nicotina. Allo stesso modo, se il fumatore giustamente decide di smettere, di colpo non accende più la sigaretta e quindi non rifornisce più i recettori, si rende conto di quanto questi facciano i pazzi per spingerlo di nuovo a fumare e vive la classica crisi d'astinenza che, se vogliamo, accomuna il fumatore con il tossico dipendente.